Sì, se lo tieni vicino si sente. Li tengo vicino. Se dovessi dare un titolo questa sera a questo nostro incontro, direi che la rivoluzione d'ottobre compie 95 anni, però non le dimostra, cioè mantiene ancora tutta quanta la sua forza propulsiva. Ora, siccome appartengo a una specie, basta guardarmi in faccia per capirlo, in via di estinzione, e non ho i titoli per proporre analisi storiche molto raffinate, mi limiterò a ricordare un paio di passaggi che considero altamente simbolici per il peso che hanno avuto sui cambiamenti geopolitici del XX secolo e che hanno tuttora all'alba del XXI secolo. Il primo di questi passaggi, e qui chiedo scusa per la mia, diciamo, impudenza, lo recupero direttamente dal Museo degli Orrori del Comunismo Novecentesco, nel quale molti di noi, e io tra questi, siamo stati rinchiusi come degli inguaribili stalinisti. La rivoluzione d'ottobre è stata per la mia generazione un grande arsenale di idee rivoluzionarie dal quale abbiamo attinto la forza di combattere contro i moderni cavalieri dell'Apocalisse che hanno sconvolto il pianeta nel Novecento. Due guerre mondiali, il nazifascismo, la fame, il colonialismo e l'imperialismo in tutte le sue espressioni. Ora, non mi risulta che altre culture politiche, il riformismo socialdemocratico, il liberalismo, l'ecologismo, il terzomondismo, il pacifismo, la non violenza e diciamo anche né tantomeno le sacre scritture, pur con i meriti che hanno, intendiamoci, possano esibire bilanci storici e di progresso neanche lontanamente paragonabili con quelli ottenuti dalle grandi lotte sociali e politiche del movimento operaio internazionale che si è ispirato alla rivoluzione d'ottobre. Ripensando a quegli anni, mi sono spesso domandato quali siano stati i momenti cruciali che hanno segnato la vita di milioni di comunisti della mia generazione. Il 7 novembre 1941, 24° anniversario della rivoluzione d'ottobre, è stato uno di quei momenti di cui conservo 70 anni dopo ancora un ricordo incancellabile. E questo è il primo dei due passaggi che vorrei ricordare questa sera. 7 novembre 41. Tutto sembrava perduto in quei giorni. Le democrazie europee stavano crollando come cartapesta sotto i colpi delle divisioni corazzate del Terzo Reich e le croci uncinate dilagavano ovunque. Il fascismo e il terrore non conoscevano ostacoli e i regimi di Hitler e Mussolini sembravano destinati a durare mille anni. Le speranze che l'eroismo dell'Armata Rossa e del popolo sovietico ci aiutassero a cambiare anche il nostro futuro di operai oppressi dal fascismo sembravano svanire di fronte al dramma che si stava consumando a pochi chilometri da Mosca. Tedeschi si erano spinti fino a Sheremetyevo. La macchina bellica tedesca sembrava inagibile. In pochi mesi le armate hitleriane avevano compiuto un'avanzata travolgente in territorio sovietico e nel 1941 il Panzer di von Guderian
si trovavano a 20 chilometri dal centro di Bosca. La campagna di Lucius sembrava dovesse concludersi, come tutte le altre guerre lampo, condotte in tutta Europa da un esercito in apparenza invincibile. In apparenza. La stampa e la radio di Berlino e quella di Roma annunciavano come imminente la conquista della capitale sovietica, la sfilata dei Panzer sulla Piazza Rossa e la capitolazione dell'Unione Sovietica. E in officina non si discuteva ad altro. Incollati a Radio Mosca seguivamo con angoscia l'esito di quella battaglia. Poi, improvvisamente, quando tutto sembrava perduto, il 7 novembre il popolo sovietico e la generazione di come fu temprato l'acciaio, trascinati dal loro leader, celebrano a loro modo l'anniversario della rivoluzione, si alzano in piedi come un gigante che spezza le catene e trasmettono a tutti i popoli dell'Europa oppressa dal nazifascismo un grande messaggio di speranza. La sera di quel giorno udimmo per la prima volta la voce di Stalin tradotta in simultanea per l'Europa intera occupata dai nazisti. Traduttore un certo Ercoli, alias Bandiero Togliatti. Devo dire che in quelle ore la mia modesta preparazione di operaio comunista, che mi ha poi sorretto per tutta la vita, ha subito un impulso straordinario, incancellabile. Le poche virtù che posseggo, poche veramente, credo però di averle imparate quasi tutte quella sera. Stalin solo dentro al Cremlino, con i tedeschi alle porte di Mosca, resta nella storia del XX secolo, qualunque sia il giudizio su Stalin, ben inteso, come il migliore esempio su come un leader sappia guidare il suo popolo nei momenti più difficili. Persino Churchill, che non è mai stato tenero con il comunismo, lo ricorda nelle sue memorie. Per ben due volte quel giorno, mentre Mosca era sotto il fuoco dei bombardieri tedeschi, Stalin fece sentire la sua voce. Al mattino, in una stazione della metropolitana di Mosca, davanti ai quadri del partito del Komsomol. Poi, più tardi, dopo che i caccia sovietici avevano ripulito il cielo dagli Junker tedeschi, dall'alto del mausoleo di Lenin, davanti alle truppe di riserva dell'Armata Rossa e ai reparti di operai delle officine di Mosca che si apprestavano a raggiungere il fronte distante pochi chilometri, Stalin pronunciò uno dei discorsi più celebri, mescolando in una stupefacente simbiosi i passaggi gloriosi della storia russa con quelli della rivoluzione d'ottobre. E qui voglio ricordare quelle 30-35 parole di Stalin. Compagni, soldati e marinai rossi, comandanti e lavoratori politici, partigiani e partigiane, il mondo intero vede in voi una forza capace di annientare le orde dei banditi tedeschi. I popoli asserviti d'Europa caduti sotto il giogo degli invasori tedeschi guardano a voi come dei liberatori, una grande missione liberatrice vi attende. Siatene degni, quella che state conducendo è una guerra di liberazione,
dunque una guerra giusta. Possa ispirarvi in questa guerra il glorioso esempio dei nostri antenati, da Aleksandr Nevskij, che sconfisse gli invasori svedesi, a Mikhail Kutuzov, che sconfisse sulla nostra terra l'armata di Napoleone Bonaparte. Dopo quel discorso, Stalin, ai suoi collaboratori che lo scongiuravano di abbandonare Mosca e di partire per Kuibyshev, rispose tranquillo: nessuna evacuazione, resteremo qui fino alla vittoria e voi tutti resterete con me. Io credo che fu proprio così che la battaglia di Mosca diventò per i nazisti l'inizio della fine. Ora, per evitare di essere frainteso, ricordando quel lontano episodio che ha macchiato a fuoco la mia coscienza di giovane militante e milioni di altri, ovviamente, non intendo dire che dopo l'ottobre l'intera storia sovietica sia sempre stata una serie di lotte nobili ed eroiche, e men che meno un pranzo di gala. Tuttavia, da operaio comunista cresciuto e trascinato dai grandi ideali dell'ottobre sovietico, la considero pur sempre la mia storia, quella che ha alimentato il mio impegno ideale politico anche nelle condizioni più estreme, nella resistenza, nei lager nazisti, nelle mani della Gestapo. Ora, mi rendo conto quanto sia difficile, con i tempi che corrono, riproporre passaggi di quella storia che si cerca di distruggere in tutti i modi con furia, diciamo, iconoclasta. Capisco anche che difendere la memoria e le ragioni del comunismo del XX secolo sia un po' oggi come proporre, diciamo, diete vegetariane ai cannibali della Nuova Guinea. Mi sono tuttavia chiesto tante volte come sarebbe finita l'Europa e il mondo intero se quel 7 novembre 1941 le cose fossero andate in modo diverso. E se al posto del tanto detestato georgiano ci fosse stato, per esempio, il Mahatma Gandhi, o peggio ancora Fausto Bertinotti. Sono convinto che i 10 giorni che sconvolsero il mondo siano stati e rimangano l'inizio della nostra storia, e che non sia per nulla osceno rivendicarne oggi la continuità. Però attenzione, dobbiamo anche saperci sottrarre alle tentazioni apologetiche di chi pretende di ridurla ad una serie ininterrotta di lotte immacolate, senza errori, senza eccessi, senza macchia. Nessuna rivoluzione, nessuna, pensiamo ai giacobini di Robespierre, è stata compiuta in modo indolore. E non è certo, credo, l'imperialismo che può darci lezioni su questo tema. Abbiamo subito sconfitte enormi e arretramenti politici dolorosi. Ma sappiamo anche che quella storia ha prodotto cambiamenti sociali e geopolitici grandiosi. Lo ricordava Bruno all'inizio. Chiaramente visibili nei nuovi modelli scaturiti dalle esperienze creative di altre rivoluzioni. Cinese, vietnamita, cubana.
modelli di sviluppo che stanno trascinando altri continenti, come l'Africa e l'America Latina, fuori dalla schiavitù e dalla miseria. Dunque, un bilancio storico di tutto rispetto. Proprio per questo dobbiamo essere in grado di accogliere e di fare nostre, insieme, diciamo, alle rose che ne esaltano i momenti più gratificanti, anche le spine, e dunque anche i lati oscuri, deprecabili, condannabili, che pure accompagnano e sono parte di quella storia. Se rifiutassimo questo tipo di lettura materialistica e cedessimo all'ipocrisia del buonismo e alle semplificazioni retoriche, credo che finiremmo per avallare in qualche modo la valanga di manipolazione di luoghi comuni che il revisionismo e oggi anche il negazionismo ci stanno propinando da anni. Il modo migliore, credo, di celebrare la rivoluzione d'ottobre è quello di continuare a interrogarci senza dogmi, senza nostalgie, ma cercando risposte nel grande potenziale creativo del marxismo e del leninismo. Sebbene siano giorni molto lontani, c'è, credo, materie su cui meditare per capire che posto occupa nel diverso contesto geopolitico di oggi la nozione di comunismo. Facendo innanzitutto la necessaria distinzione, e qui vengo al secondo, ultimo passaggio che voglio ricordare questa sera, facendo innanzitutto la necessaria distinzione tra quando questa parola, comunismo, terribile parola, viene usata come aggettivo del partito al potere, da quando invece viene usata come sostantivo di un sistema tutto quanto da costruire. Non mi risulta che ci sia mai stato a tutt'oggi un solo paese al mondo che si possa definire comunista. Non basta che il partito al potere usi questo aggettivo per definire anche la natura dello Stato. Il Vietnam, paese che conosco abbastanza bene, dal resto anche la Cina, non fanno eccezioni. Entrambi non sono paesi comunisti, non ancora, almeno in questa fase storica del loro sviluppo. È perciò comprensibile che questi paesi non offrano oggi le chiavi di accesso al paradiso. Il comunismo non è una scatola di montaggio pronta all'uso, chiavi in mano, ma un sistema sociale tutto da costruire. E rimane per il partito al potere, per i partiti al potere, la prospettiva di un lungo e non facile processo storico tutto da sperimentare. È più corretto dire che correggendo errori precedenti e ripartendo dalle intuizioni leniniste della NEP, ricordate, la NEP intuizione uscita proprio dall'esperienza compiuta dalla neonata rivoluzione d'ottobre. Partendo da queste intuizioni, i comunisti hanno rimodulato la loro lunga marcia per il superamento del capitalismo, chiamata oggi comunemente transizione, a partire da una rottura politica con un sistema di sottosviluppo precapitalistico ereditato da secoli di mandarinato e di dominio coloniale in Cina e Vietnam, superando l'illusione, a loro spese ben inteso, di poter colmare la distanza tra quel medioevo e la fase socialista saltando la fase intermedia, quella del mercato socialista.
socialista, appunto, di oggi. È stato in apparenza un passo indietro. Detto questo, credo che a nessuno possano sfuggire, dopo quel passo indietro, i sorprendenti passi in avanti compiuti da questi paesi, lo accennava Bruno all'inizio, le cui rivoluzioni sono state ispirate dalla rivoluzione d'ottobre. Questa e non altra, credo, è stata la forza propulsiva dei loro sorprendenti risultati economici e politici, e prima ancora delle loro liberazioni. Fino a qualche anno fa, prima della crisi devastante che ci sta travolgendo oggi, sembravamo destinati, dopo la proclamata morte del comunismo, a vivere nel mondo rutilante del grande sogno americano. Lo so che voi abbia letto descrittoci da Fitzgerald nel suo grande Gatsby, simbolo dei ruggenti anni venti, ossia l'illusione di uno sviluppo senza fine. Ma anche allora, nemmeno il tempo di un sospiro, e il furore di Steinbeck ci ha restituito col suo furore il clima della grande depressione degli anni 30 e la discesa nell'inferno della povertà di milioni di persone senza lavoro, senza speranza. Esattamente quello che sta succedendo oggi in questa parte del mondo, con l'aggravante dell'assenza di una forza comunista organizzata simile a quella che era piccolina ma molto attiva negli anni 30. In questi anni ci siamo scontrati e anche logorati in sedi diverse, rifondate e non, sul significato da dare ad alcune parole: partito, imperialismo, Stato-nazione, socialismo, rivoluzione. Ci siamo a lungo interrogati e scontrati su quale esperienza trarre dal bilancio storico del comunismo nato dalla rivoluzione d'ottobre. E ci siamo anche accorti quanto sia difficile portare, diciamo, a sintesi il pensiero di Gramsci e Togliatti con quello di Trotsky e di Bethlehem. Ora credo sia arrivato il momento di chiudere quella stagione e di aprirne una nuova. Il momento, intendiamoci, è molto difficile e noi ci troviamo caricati di una enorme responsabilità, quella di ricostruire un partito comunista che restituisca la fiducia dei salariati nella politica, nella lotta, quella di classe, nel cambiamento. Il PC di Gramsci, Togliatti, Longo, Secchia ha dato molto al mondo, ha dato molto. Le opere di Gramsci le ho trovate tradotte ovunque, in Egitto e in tutto il mondo arabo, Vietnam, persino il Nepal, persino tutti coloro che ci considerano, diciamo, dei cascami residuali di una ideologia seppellita sotto le macerie del Novecento e ci chiedono di rinnegare la nostra storia. Ricordo un passaggio del Don Chisciotte di Cervantes, che provo a riassumere a memoria, no? Mentre cavalcano nella notte, Don Chisciotte e Sancho Pancia sono inseguiti e molestati dal latrare dei cani. Sancho Pancia vorrebbe fermarsi e aspettare che i cani si calmino,
ma Don Chisciotte gli risponde: lasciamoli latrare e continuiamo a cavalcare nella notte. Anche noi dovremmo occuparci meno dei cani che abbaiano e continuare a cavalcare nella notte. Bravo! 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 Bravo!